Con Pierluigi Moretti, appena finita la gara, il presidente, il giocatore numero 10. Allora, un commento sulla partita. È stata una partita durissima, temperatura quasi vicina allo zero. Abbiamo perso subito due giocatori importanti, uno per quanto riguarda la difesa e l'altro sulla linea d'attacco. E quindi il mister è stato costretto subito a fare due cambi. Era difficile spezzare il fiato, però è stata una partita maschia, una partita bella e sono veramente contento, contentissimo. Allora, siamo arrivati a dicembre, ti chiedo qual è il bilancio sin qui, ovviamente, dei tuoi. Allora, guarda, il bilancio non possa che essere positivo. Il campionato viaggiamo a punteggio pieno, 4 partite, 4 vittorie, nonostante ribadisco che essendo un'associazione noi diamo spazio a tutti, quindi so che magari qualcuno che ascolta potrebbe essere retorica, ma è così. Noi garantiamo giusto immunitaggio a tutti, quindi la squadra è un continuo cambiare, però vedo che il risultato alla fine è sempre lo stesso, quindi vuol dire che c'è molta coesione e lavoriamo bene durante la settimana. C'è tanto impegno, tanto attaccamento e questo mi fa veramente felice, perché comunque siamo partiti da zero e abbiamo scelto veramente singolarmente ogni persona che sta qui e io li ringrazio veramente, perché queste sono poi le soddisfazioni per un calcio amatoriale fatto di sacrifici. Poi al campo queste vittorie ti ripagano di tutto. Allora, complimenti per il campionato sin qui e complimenti per stasera, per i 3 punti. E alla prossima, ovviamente, in bocca al lupo. Sì, io volevo chiudere. Prego. Facendo buon Natale e buone feste a tutti, tutto il circuito, a tutte le squadre che partecipano a questo circuito, ai nostri sponsor e tutte le persone che ci seguono. Grazie, perché siete pure voi la nostra forza e tutto crea poi l'associazione quello che siamo. Allora, grazie a tutti. Grazie a te, buona serata. Grazie.